Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera telespettatori di Telemia, questo 60 News è un 60 News speciale elezioni perché anche nella piana di Gioia Tauro si vota a Varapodio, a Terranova Sappo Minulio e nell'importante centro della piana che è Palmi. Qui con noi iniziamo questo speciale news, abbiamo il sindaco Orlando Fazzolari, sindaco storico non solo di Varapodio ma della piana di Gioia Tauro, penso che sia uno dei pochi sindaci che ha avuto tantissimi mandati con uno stop che è durato 5 anni nella scorsa consigliatura, ma diciamo che il sindaco era sempre lei anche in quell'occasione, perché il sindaco era Rositani, il deputato, storico esponente della destra calabrese e non solo. Allora sindaco, 5 anni passati, tanti obiettivi raggiunti per Varapodio, cosa ci aspetta, cosa aspetta la cittadinanza di Varapodio per i prossimi 5 anni, casomai dovesse vincere le elezioni, e quali sono i punti forti del suo programma? Abbiamo presentato un programma corposo con 20 opere pubbliche da realizzare nei prossimi 5 anni, che sono anche possibili di implementazione, perché siamo nei 6 anni di programmi europei 2014-2020 e in questi 6 anni noi contiamo di sfruttare al meglio i fondi comunitari per realizzare tutte le opere infrastrutturali che servono per far sì che un paese diventi un grande paese, che abbia tutte quelle strutture necessarie per migliorare la qualità della vita, per migliorare i servizi, per migliorare comunque le strutture che necessitano anche di volta in volta di essere implementate e comunque completate per rispondere al meglio alle necessità del paese. E il nostro programma naturalmente punta su questo, cioè intercettare tutti i fondi che sono diciamo all'interno dei piani, dei programmi che la Regione Calabria sta portando avanti con un po' di ritardo, direi, e anche con diciamo possibilità di riuscita molto, molto limitata, perché la Regione Calabria, non per fare polemica politica, che io guardo alla sostanza delle cose, la Regione Calabria nell'utilizzo dei fondi comunitari è all'ultimo posto in Italia. Fatto 100, noi abbiamo speso negli anni precedenti solo il 9%, cioè è un dato assolutamente folle, cioè i fondi comunitari che vengono erogati per le regioni obiettivo 1, diciamo all'interno di queste regioni c'è anche la Regione Calabria, tutti questi fondi tornano indietro ed è un male per la nostra realtà, perché
Oggi che lo Stato ha chiuso tutti i rubinetti e che comunque si accede ai fondi attraverso i programmi che si fanno con la Regione e attraverso appunto queste risorse che l'Europa mette a disposizione, non riuscire ad intercettarli e a renderli spendibili nel territorio significa fare un danno, perché poi questi fondi non saranno erogati all'infinito. Pare che questo ultimo, diciamo, programma di finanziamenti europei e dopo il 2020, diciamo, finirà o comunque sarà rimodulato, quindi sì, non ci saranno più questi finanziamenti, come dire, l'obiettivo numero uno, mi sembra. Cambieremo, diciamo, da obiettivo 1 si passerà a obiettivo 2, obiettivo 3, bisogna vedere quali saranno gli accordi che i partnership europei faranno, ma sicuramente quelle risorse che in questi anni sono stati destinati a fiume per le regioni obiettivo 1 poi saranno comunque destinati con il contagocce. Allora, se nel momento in cui le risorse c'erano e non siamo stati capaci a spenderli, allora sarà ancora più difficile quando le risorse saranno di meno e quindi anche lì dovremmo fare salti mortali per ottenerli. Noi come comune sinceramente apparteniamo a quel 9% che comunque ha speso, noi non abbiamo perso nemmeno un centesimo per quanto riguarda i piani che la Regione Calabria negli anni ha diciamo, messo a disposizione dei comuni, per quanto riguarda i PIR, per quanto riguarda i PISL, per quanto riguarda i vari PSR, tutti quei piani che comunque la Regione Calabria ha messo a disposizione degli enti locali, noi come comune abbiamo sempre partecipato e oserei dire abbiamo vinto, nel senso che abbiamo speso e in qualche occasione abbiamo anche speso i soldi che altri non sono stati capaci di spendere e che noi siamo stati capaci di prenderli. Mi riferisco per esempio a una delle ultime opere che abbiamo realizzato, il campo da tennis, che faceva parte di un residuo dei PISL, cioè noi avevamo partecipato ai PISL per 300.000 euro e abbiamo realizzato una bella struttura, il campo di calcetto, che è comunque un'opera importantissima per la qualità della vita del nostro paese. Poi altri comuni non hanno speso i fondi destinati ai PISL, piani intervento sviluppo locale, e noi come comune abbiamo avuto una premialità, siccome sono stati bravi a spendere i primi 300.000 ci hanno dato poi 119.000 in aggiunta, che erano soldi di altri comuni che sono stati dati al comune di Varapodio. Quindi per noi, diciamo, una grande soddisfazione essere stati bravi a realizzare le opere utilizzando i fondi europei attraverso i piani della regione. Quindi noi apparteniamo a quel 9% di comuni che è riuscito a realizzare le opere, perché poi c'è un 91%, visto che il 91% delle risorse tornano indietro, quindi c'è un 91% di comuni che non riesce ad utilizzare al meglio questi fondi. Da questo punto di vista siamo molto soddisfatti per il lavoro che abbiamo fatto in questi, diciamo, anni precedenti. Certamente adesso bisogna guardare avanti. Io non dico ai miei cittadini votatemi per quello che ho fatto. Quello che ho fatto faceva parte della fiducia degli anni precedenti, quindi la fiducia che mi avevano dato si riferiva a quei programmi già realizzati. Ora non posso dire votatemi per quelle cose, io dico se mi voterete c'è un programma con 20 punti all'ordine del giorno, 20 punti che sono 20 opere pubbliche, 20 strutture e infrastrutture a beneficio del paese, quindi se avrò la fiducia noi abbiamo realizzato questo. Naturalmente oggi il programma elettorale non è più il programma delle favole come si faceva una volta, il programma deve essere collegato al DUP, che è il documento unico di programmazione, il quale DUP poi è il documento propedeutico per approvare il bilancio. Quindi quello che noi diciamo deve essere motivato e deve essere anche collegato con le risorse. Quindi io nel programma ho anche inserito la fonte di finanziamento, quindi io dico faccio questa opera, i soldi li dà questo ente e ho spiegato qual è il piano. Quindi non è un documento, come dire, basato sul nulla, dove ci sono poesie, è un documento dove ci sono dati reali. Quindi i cittadini il programma lo hanno letto, perché noi l'abbiamo affisso in tutti i luoghi pubblici, quindi ognuno sa chi siamo,
cosa vogliamo fare per i prossimi 5 anni. Dopodiché io lascio la platea libera. Se credete ancora che io possa essere utile per lo sviluppo del nostro comune, allora ridatemi la fiducia. Se voi pensate che ci possa essere qualcuno che possa fare meglio, qual è il problema? Votatelo senza mettere limiti alcuno. Per cui io sono qua, do la mia totale disponibilità per il bene del paese, continuerò a lavorare, ad impegnarmi per fare le opere e per migliorare l'esistente. Certamente per fare questo ho bisogno del consenso. Lo chiedo, se mi sarà dato, bene. Se no, grazie lo stesso, perché io per 21 anni sono stato sempre eletto e quindi io devo ringraziare i cittadini di Varapodio per la fiducia che mi hanno sempre dato. Un giorno questa fiducia necessariamente verrà meno, ma non è che quando non mi voteranno io li rimprovererò per qualcosa, no, li ringrazierò per quello che hanno fatto negli anni precedenti. Però ritengo, e qui devo spezzare una lancia a mio favore, ritengo che oggi per amministrare un comune bisogna essere attrezzati in maniera totale. Tecnicamente bisogna essere preparati, tecnicamente bisogna conoscere le leggi, conoscere le regole, e quindi oggi se un amministratore non è munito di quelle competenze tecnico-politiche, giuridiche, legislative e regolamentari, e anche l'esperienza, certo, ha difficoltà, perché si amministrano i comuni senza soldi, nel senso che quei famosi trasferimenti statali che arrivavano a pioggia e consentivano anche di quadrare il bilancio, e che naturalmente arrivavano a prescindere dalla qualità dell'amministrazione. Il comune non doveva essere bravo per ottenere quelle risorse. Il comune doveva semplicemente esistere come tale, doveva appartenere a quegli 8.000 comuni d'Italia, quindi mandare la rendicontazione a piedi lista, così come avveniva negli anni passati, e veniva finanziato. I soldi arrivavano perché il comune esisteva, perché comunque c'era la spesa pubblica che lo Stato garantiva a tutti, e con quella poi si facevano i servizi, si facevano le opere, si faceva tutto. Il sindaco in quel periodo poteva essere chiunque, nel senso che non doveva fare tavoli, confronti, conferenze, non doveva fare piani, programmi. Il sindaco non doveva essere il manager che oggi è nella pubblica amministrazione. Semplicemente doveva essere uno che rappresentasse tutti, ma nella fattispecie più ampia, no? Cioè, io sono il sindaco del paese, ma non devo essere capace di fare non so che cosa. Una persona per bene, una persona educata, una persona a modo. E quello veniva richiesto come standard, come status di sindaco. Oggi il sindaco che si siede in un tavolo dove si parla di fondi europei e dove comunque all'interno di quella concertazione tecnica discende pure quanto il tuo comune può ottenere e quanto il tuo comune può pianificare e programmare. Se il sindaco non ha determinate capacità e non ha determinate competenze, è chiaro che il sindaco non può fare bene il proprio lavoro e non può rappresentare al meglio gli interessi dei propri concittadini. Quindi oggi bisogna essere muniti di una tale competenza, perché solo così quei fondi di cui si parlava prima, quelle risorse poi nel comune arrivano, che sono fondamentali per la crescita, lo sviluppo, per garantire i servizi e via discorrendo. Perché soldi che arrivano così a pioggia, come arrivavano nei tempi che furono, o che comunque erano già previsti a prescindere, non esistono più. Allora, se il comune non è in grado di intercettare delle risorse necessarie per la sopravvivenza stessa del comune, il comune non va da nessuna parte. Cioè, finisce quella finanziaria quell'anno lì, il 2017, che ho già pianificato, programmato con la mia amministrazione, cioè il 2017 da un punto di vista dell'equilibrio di bilancio è garantito, ma il 2018 si riparte tutto da capo. E allora, se nel 2018 l'amministratore non è in grado di riprogrammare, ripianificare, riorganizzare le risorse per garantire
i servizi. È chiaro che il comune poi crollerà, perché comunque non c'è niente di assoluto, niente di certo. Si vive, diciamo, step by step, anno per anno. Quindi ogni anno il sindaco si deve preoccupare di far quadrare i conti, come quel padre di famiglia che deve anno per anno andare a vedere dove trovare le risorse per mantenere i figli all'università, per dargli da mangiare, per diciamo tutto quello che serve per la vita quotidiana. E così è un sindaco, si deve preoccupare di andare a trovare le risorse per far funzionare il comune, perché diversamente il comune da solo non va da nessuna parte, perché quelle risorse necessarie non arrivano da sole, ci vuole qualcuno che le sappia intercettare e portarle al centro dell'attenzione. E a proposito di questo, cioè intercettare queste risorse che provengono dall'Unione Europea, la Regione, diciamo, le recepisce quando riesce a farlo. Su quale progetto vorrebbe puntare per utilizzare queste risorse, per rendere, diciamo, un tantino su opere infrastrutturali? Allora, ci sono delle cose che devo necessariamente realizzare, anche perché ho preso un impegno con i cittadini, perché vogliamo anche abbassare un pochettino quelle sono le tasse comunali, perché l'IMU è una tassa che grava su seconde case e terreni agricoli. Comunque, con la nostra economia che non galoppa, che è abbastanza sofferente, chiedere ai cittadini di pagare, diciamo, l'IMU sui terreni a volte diventa pesante. Allora io mi sono impegnato con i miei concittadini di abbassare la tassa sull'IMU. Per abbassare la tassa, per abbassare l'imposta comunale sugli immobili, chiamavo l'imposta col nome giusto, per abbassare questa imposta io devo abbassare i costi del comune, perché se diminuisco le spese è chiaro che posso anche chiedere di meno dal punto di vista dell'entrata. Una delle voci più significative del bilancio del comune è la spesa per l'impianto di illuminazione, la spesa, diciamo, per l'energia elettrica comunale, quello che noi spendiamo per garantire la luminosità di tutto il paese, che incide parecchio, perché comunque noi abbiamo un paese super illuminato, che abbiamo corpi luminosi dappertutto, quindi è un paese varapodio che comunque brilla per la luce che c'è. Però ha dei costi che bisogna, diciamo, sostenere, perché l'Enel ogni mese manda le bollette e noi le bollette le dobbiamo pagare. Allora stiamo realizzando un progetto di riqualificazione energetica con la Regione, quindi i fondi comunitari. Quindi sostituire tutti questi corpi luminosi, che in parte sono ancora a mercurio, quindi a incandescenza, con un impatto sul consumo alto, sostituirli con lampade di nuova generazione a LED. Il LED consuma, rispetto al mercurio, qualcosa come il 20%, cioè fatta 100 mercurio, il LED consuma 20. Quindi significa che la bolletta, se passiamo da mercurio a LED, da 100 costa 20. Quindi noi abbiamo una grande riduzione dei costi. Così facendo io posso anche prevedere di meno per quanto riguarda i ricavi, perché l'IMU per noi è un ricavo, c'è un'entrata. Ma se ho meno di costo, io posso tranquillamente abbassare quella entrata necessaria per mettere il bilancio in equilibrio. Quindi questa è una delle cose, diciamo, su cui stiamo lavorando per realizzare questo progetto, per ottenere, diciamo, quella riduzione di costi per quanto riguarda poi l'imposta che si dovrà abbassare. Come pure un'altra importante opera che stiamo già realizzando, siamo nella fase progettuale, è la sostituzione di un tratto di rete idrica che ci consente di portare l'acqua dal punto di captazione al punto di distribuzione dove c'è l'acquedotto. Abbiamo sostituito dei motori, quindi da due motori a 40 cavalli siamo passati da un motore a 80 cavalli, ma quel tratto di rete, siccome è vecchia, non sopporta la pressione del motore a 80 cavalli. Il motore a 80 cavalli di nuova generazione ci consente di spingere acqua con un costo energetico molto inferiore. Quindi nel momento in cui sostituiamo quel tratto di rete, facendolo, diciamo, con
tubi di polietilene più resistenti e più adatti allo scopo, noi riusciamo ad abbassare il costo di captazione, cioè di costo di energia per captare l'acqua e spingerla poi nella vasca che poi sarà la vasca di distribuzione per il paese. Quindi riusciamo anche lì ad abbattere il costo dell'energia da 70.000 euro, quello che paghiamo adesso, a 30-35.000 euro. Quindi poi abbasseremo pure il canone idrico. Come pure ci siamo impegnati a ridurre la Tari, quindi sulle tasse noi stiamo facendo un lavoro proprio per ridurre al massimo i costi per le famiglie. E con la Tari abbiamo previsto di fare un'isola ecologica, implementare la raccolta differenziata, quindi cercare di coinvolgere tutti i cittadini chiedendogli di aiutarci ad abbassare i costi per lo smaltimento. Quindi più si fa differenziata, meno costi di smaltimento abbiamo, meno costi di raccolta per l'indifferenziata avremo. Quindi così facendo noi riusciremo a ridurre la Tari, ma a ottenere più vantaggio per il comune, perché se noi produciamo differenziata abbiamo le royalty da Comieco, Coreve e Corepla, sono i tre consorzi convenzionati con il comune di Varapodio che ricevono i nostri rifiuti differenziati. Quindi facendo queste operazioni noi riusciremo a abbassare le tasse, a ottenere maggiori vantaggi per il comune e anche a distribuire maggiori servizi. Quindi sono tutte operazioni che stiamo facendo. Quindi dobbiamo fare l'opera di investimento. L'opera di investimento ci consente anche di ridurre i costi di gestione, e la riduzione dei costi significa che noi dal lato delle entrate possiamo anche abbassare le nostre pretese. Quindi se io devo pareggiare un bilancio che mi va a 100, è chiaro che le entrate devono essere 100, ma se le uscite sono 200 io devo aumentare le entrate. Aumentare le entrate del comune significa aumentare le tasse. Quindi voglio abbassare le tasse, devo abbassare i costi di gestione. Se riesco ad abbassare i costi di gestione con gli investimenti che vado a fare, è normale che poi io posso dire ai cittadini: vi abbasso anche le tasse. Sono operazioni semplici da realizzare, però è chiaro che bisogna conoscere i meccanismi del bilancio, bisogna sapere come vanno gestiti, bisogna sapere i collegamenti tra titolo secondo e titolo primo, perché le opere pubbliche impattano col titolo secondo. Quindi io devo fare degli investimenti facendo leva sulle spese in conto capitale, sul titolo secondo. Tutte le spese correnti impattano con il titolo primo, quindi io devo creare quell'equilibrio tra titolo primo e titolo secondo, tra spese in conto corrente e spese in conto capitale, quindi creare questa simbiosi, questa sinergia. Alla fine riesco ad avere un bilancio utile per quelle sono le esigenze infrastrutturali del paese, le esigenze dei cittadini. Quindi riesco a fare tutte quelle operazioni per crescere, per migliorare, per dare più servizi, per pagare meno tasse. Sono tutte bellissime operazioni che un'amministrazione esperta, capace, competente, che riesce ad intercettare i fondi, a spenderli, a fare tutte queste cose, può realizzare. Quindi il nostro non è un programma, come dire, campato in aria. C'è un programma che io posso sinteticamente spiegare, rappresentare, cioè come se io lo dovessi fare ad un bambino di 2 anni, e riesce pure a capirmi, nel senso che è talmente chiaro quello che vogliamo fare che credo che i cittadini non avranno nessuna difficoltà a capire le nostre buone intenzioni. È chiaro che per avere questa competenza, questa capacità, questa anche sintesi comunicativa, bisogna conoscere bene l'argomento, cioè chi non conosce proprio al meglio questi meccanismi ha difficoltà anche a trasmetterli. Io su questo faccio leva sulla mia esperienza, perché ormai dopo 21 anni che faccio più o meno sempre le stesse cose, poi io il comune lo vivo intensamente, direttamente e concretamente, nel senso che comunque le cose non è che io le faccio fare agli altri, io vivo insieme agli altri e le cose le facciamo insieme. Con i dipendenti del comune c'è un ottimo rapporto, una sinergia, una collaborazione. È chiaro che c'è il dipendente, fa parte dell'apparato burocratico cui è demandata l'attività di gestione. Io sono l'apparato politico e a me è demandata la funzione di indirizzo e di controllo. Ma si lavora in sinergia, cioè lavoriamo bene, cioè ognuno fa la sua parte e insieme riusciamo a fare tante belle cose, perché avere in mano tante opere pubbliche significa
avere un ottimo rapporto con l'ufficio tecnico, perché l'ufficio tecnico è quello che poi concretamente deve realizzare quelli che sono i piani, i programmi. Quindi il rapporto tra amministrazione e ufficio tecnico è eccellente nel comune di Varapodio. E poi si sa benissimo che l'ufficio tecnico, se non ha un riscontro diretto con l'ufficio di ragioneria, che poi è il motore del comune, e quindi se non si crea questa sinergia tra i reparti, poi le cose difficilmente si realizzeranno. E naturalmente sappiamo benissimo che l'ufficio tecnico, l'ufficio ragioneria, se non hanno un'organizzazione amministrativa del comune nella trasmissione, nella rendicontazione, comunque nella gestione di tutti i servizi, è chiaro che poi il risultato finale non sarà eccellente. E allora, questa organizzazione dei reparti, questa simbiosi e questo coordinamento nel nostro comune esistono. Allora, per questo noi alla fine riusciamo ad intercettare i fondi, a spenderli, a rendicontare, cioè a fare, diciamo, delle cose che non è scontato che nei comuni si facciano, cioè non è scontato. Si fanno queste cose laddove c'è questa organizzazione, dove ci sono le professionalità sufficientemente qualificate e adatte allo scopo. Nel nostro comune sinceramente questo esiste, e quindi da questo punto di vista siamo molto ben attrezzati. Lei sindaco è da 21 anni primo cittadino, non consecutivi però 21 anni primo cittadino nella città di Varapodio. Può essere considerato un vantaggio o uno svantaggio a questo punto? Ma assolutamente un vantaggio. Assolutamente un vantaggio, perché comunque da questo poi discende l'esperienza, i rapporti che nel tempo sono consolidati, e dipende anche dalla conoscenza del paese, dei meccanismi, di tutto il sistema. Quindi chi può mettere sul tavolo 21 anni di esperienza al servizio del paese ha solo vantaggi, solo vantaggi. Io non credo che possa valere la tesi secondo la quale qualcuno possa dire ci siamo stancati. Cioè, uno non si stanca mai di una cosa che funziona. In questo caso la continuità ha un valore. Ha un valore, assolutamente. Diciamo che il cittadino si stanca se non vede il servizio, se le cose non funzionano. Allora, Varapodio è un paese che garantisce tutti i servizi. La raccolta funziona, la distribuzione della rete idrica va bene, le scuole vanno benissimo, la manutenzione esiste, l'illuminazione è eccellente, i rapporti con l'esterno sono ottimi, le attività sociali ci sono. Quel minimo di cultura che serve per alimentare la crescita di un paese c'è. Con gli emigrati un ottimo rapporto, siamo gemellati, facciamo scambi culturali, cose bellissime. In giro non se ne vedono queste cose. Noi mandiamo i nostri ragazzi in Australia, dall'Australia vengono a Varapodio. Organizziamo anche vacanze studio per implementare la conoscenza della lingua inglese, quindi facciamo vacanze a Malta, ai bambini più piccoli gli garantiamo la colonia estiva, in estate facciamo una programmazione socio-culturale spettacolistica di tutto rispetto, 20, 30, 40 serate estive all'insegna del divertimento, dello stare insieme, valorizzando l'accoglienza, quindi creando anche quelle attività utili e necessarie per accogliere quel minimo di turismo che viene in Calabria, coinvolgendo anche i nostri emigrati che sono fuori. E quindi sono tutte cose che alla fine hanno qualificato molto il nostro paese. E queste cose sono tangibili, sono visibili, sono cose concrete. E quindi ritengo che tutti quanti insieme ci possiamo ritenere soddisfatti.
quindi è un vantaggio. Una curiosità, il nome della lista è un nome particolare che avete messo, perché fare riferimento al gioco delle carte? No, le carte, no. La fontana del Lasso di Coppe è una caratteristica del paese, forse, no? È la fontana storica del paese. Alla fine del 1800 esisteva una fontana che raffigurava il simbolo del Lasso di Coppe, ma era la fontana che era simile al Lasso di Coppe. Poi questa fontana è stata distrutta fine 800 per motivi sconosciuti, comunque è stata distrutta, e si sono un po' divisi i pezzi, i signori dell'epoca si sono presi un pezzo per uno. È rimasto un pezzo vagante che io avevo intercettato in un posto del nostro comune. Ho preso questa fontana e l'ho messa in un angolo della villa comunale e ho scritto antico cimelio della fontana del Lasso di Coppe, ma proprio per avere un pezzo storico. Quando è nata l'idea di fare una lista, quando io mi sono deciso di mettermi al servizio del paese, sono andato alla ricerca di un qualcosa che legasse il mio simbolo al territorio, quindi qualcosa che rappresentasse un po' la storia, la cultura e la genesi, se vogliamo, del nostro paese. Perché questa lista è stata presentata anche nelle volte precedenti con questo no, nome? No, questa è da poco. No, è dal 96 che la mia lista ha questo nome, che è Fontana del Lasso di Coppe, con scritta partecipazione e rinnovamento per Varapoglio. Quindi all'inizio, quando mi sono candidato la prima volta, io chiedevo la partecipazione di tutti per il rinnovamento del paese, perché io quando mi sono presentato al cospetto dei cittadini, io gli dicevo datemi una mano per cercare di fare qualcosa per il nostro paese. Quindi avevo intenzione di legare la mia lista alla storia del paese. Chiedevo la collaborazione di tutti perché speravo che mi dessero quella fiducia che poi mi hanno dato, che poi è servita per crescere nel tempo. E quindi ho coniato un simbolo che rappresentasse la storia, la cultura, la tradizione e poi che coinvolgesse un po' il paese per il rinnovamento. Quindi Fontana del Lasso di Coppe con scritta partecipazione e rinnovamento per Varapoglio. Questo è il simbolo che è nato nel 96 e che dal 96 ad oggi ha sempre vinto, ha sempre rappresentato la maggioranza in Consiglio Comunale. Questo è, e questo presentiamo anche adesso con la stessa tipologia, stessa caratteristica. Noi non cambiamo niente, le cose che vanno bene, le cose che funzionano rimangono. Quello è comunque... è un simbolo che lega diciamo con i varapodiesi, ma da un punto di vista anche sentimentale, perché poi alla fine in quel simbolo tutti si riconoscono. Avete mai pensato di riproporla questa sorta di fontana, anche se non esiste più, ma tentare di... Bravo, l'abbiamo riproposta, adesso poi noi... ricostruirla. Ma c'è, ti invito a venire a Varapodio, Piazza San Nicola, sì. C'è una bellissima fontana che abbiamo realizzato poi nel 2000 e questa fontana rappresenta proprio totalmente la carta Masenghini del Lasso di Coppe, perché poi l'abbiamo disegnata non come era diciamo quella anticamente poi distrutta, no, noi l'abbiamo, partendo da quella abbiamo fatto la fontana proprio del Lasso di Coppe, quello delle carte. E nella piazza del paese, nella piazza principale del paese, Piazza San Nicola, c'è la fontana del Lasso di Coppe, che la vedi anche nel nostro sito del comune, in tante cose che rappresentano Varapoglio c'è la fontana del Lasso di Coppe, che comunque Lasso di Coppe, la fontana del Lasso di Coppe è il nostro simbolo, cioè la nostra bandiera nel mondo è il Lasso di Coppe. Varapoglio è conosciuto nel mondo come il paese del Lasso di Coppe, quindi noi ci siamo un pochettino, come dire, mischiati in simbiosi con questo simbolo, che è anche bello, cioè la carta del Lasso di Coppe è una carta che a me piace, positive, è positiva perché comunque rappresenta un contenuto pieno,
una fontana che comunque dà risorsa per la vita. Quindi c'è molto in quel simbolo. È un simbolo che non è come dire, un qualcosa di astratto, come tanti simboli politici, che non si sa da dove partono e dove vogliono arrivare. Cioè, noi col simbolo Asso di Coppe sapevamo da dove volevamo partire, quindi dalla storia di Varapodio, e sappiamo dove vogliamo arrivare. Cioè, la nostra storia è riempita piena di contenuti, quello che abbiamo fatto e quello che speriamo di continuare a fare per i prossimi 5 anni. Una domanda finale, Sindaco. Che tipo di campagna elettorale è iniziata ormai da qualche settimana? Cioè, è abbastanza combattiva, il suo rivale sta facendo comizi, la sta attaccando su alcuni punti. Come la possiamo definire questa campagna elettorale? Scontata? No, non so. Io non posso dire che sia una campagna elettorale scontata, perché mancherei di rispetto nei confronti degli altri. Certo, è una campagna elettorale che da parte nostra ci presentiamo in piazza proponendo contenuti, spiegando cosa vogliamo fare, quindi cercando di essere chiari a 360 gradi, trasmettendo tutto quello che abbiamo intenzione di fare per i prossimi 5 anni. Dall'altro lato vedo una presentazione in piazza molto stringata, striminzita. Hanno fatto 2 comizi, uno è durato 17 minuti, l'altro è durato 20 minuti, ma giusto, diciamo, per dire proprio qualcosa, ecco, ci siamo pure noi, abbiamo detto qualcosa pure noi, ma a livello di contenuti ancora dall'altra parte non abbiamo visto niente. Hanno fatto un programma che non si lega col bilancio, non si lega col DUP, non si lega con nulla. Hanno scritto delle cose, ma che sono delle dichiarazioni di intento, cioè se vinceremo faremo, nel senso in generale, ma quel programma è un programma che non è calato sulla realtà di Varapodio, mentre il nostro è documentato punto per punto: facciamo questo, facciamo quello, facciamo quell'altro, i soldi li prendiamo qua, li prendiamo di là, cioè tutto documentato e spiegato nei minimi dettagli. Loro hanno fatto una dichiarazione di intenzione: se vinceremo, faremo, ma è un faremo generico, per cui non c'è una contrapposizione. E poi sinceramente il mio antagonista sul palco non ha brillantezza, cioè parla con il freno a mano tirato, nel senso che, cioè, voglio dire, molto molto, diciamo, frenato sulle cose da dire, sembra quasi quasi che abbia paura della piazza. Invece io parlo con più serenità, con più brillantezza, riesco a comunicare i contenuti del nostro programma con molta facilità. Lui, cioè, fa un comizio di 15 minuti e si beve un litro d'acqua ogni 5 minuti, si vede che è molto, molto in difficoltà, però diciamo, la campagna elettorale va fatta nel rispetto delle parti. Io rispetto i miei avversari, sono nell'altra lista giovani, quindi io sono sempre a favore dei giovani che si mettono in politica, giovani che vogliono fare un'esperienza, va benissimo. Li ringrazio anche per aver fatto la lista, perché in democrazia è giusto che ci siano due liste che si contrappongono, è giusto che ognuno dica la sua, è giusto che ognuno faccia la sua parte. Ecco, da questo punto di vista io li ringrazio per quello che stanno facendo. Certo, non gli posso augurare di vincere, perché ritengo che tra 5 anni. La scelta migliore ancora oggi per Varapodio sia la nostra, per tanti motivi, quindi non credo siano ancora pronti per affrontare un'amministrazione comunale e per gestire i problemi di un comune. Non li vedo pronti per fare questo, per cui io non posso affidare il comune ad una squadra, diciamo, non attrezzata per lo scopo. Per cui spero che i cittadini ridaranno la fiducia agli uscenti, ma proprio per avere quella continuità e anche quella concretezza nel fare le cose, che il comune che noi abbiamo costruito con tanti sacrifici non è che sarà così per sempre se non c'è una guida giusta, una guida sicura e una guida capace.
comune si può anche sfasciare, in 3-4 mesi possiamo fare la fine di altri comuni che vediamo in giro, no? Per sfasciare un comune non è che ci voglia tanto, basta non raccogliere i rifiuti per 2-3 mesi e il comune va in tilt. Basta che la rete idrica vada in default e cioè la gente è rovinata, cioè bastano poche cose per sfasciare un comune. Allora avere la garanzia, la sicurezza che le cose funzioneranno, si faranno e anzi sono orientate in un'ottica di crescita e di miglioramento, e questo deve essere una garanzia per i cittadini. Quindi io li inviterei a valutare attentamente la realtà delle cose, quindi non dare fiducia a me a prescindere, ma dare fiducia al sottoscritto e alla sua lista per conoscenza, capacità, competenza e anche per tutta quella rete di rapporti di cui noi siamo beneficiari, ma rapporti che sono stati costruiti dal sottoscritto in 21 anni di esperienza politica. Non è che le cose ce le siamo inventate o trovate per strada così. Sono tutte cose che col tempo sono state create, implementate, alimentate e anche rispettate, perché il sottoscritto politicamente è rispettato perché ha sempre rispettato tutti. Il sottoscritto politicamente ha un nome perché comunque nello scenario provinciale, regionale e anche nazionale ha sempre saputo sedersi intorno a un tavolo e a ragionare anche con quelli più grandi di lui, senza mai sfigurare con nessuno. Quindi oggi parlare di Varapodio, parlare del sindaco di Varapodio è comunque parlare di un qualcosa che comunque ha un senso e concreto, per cui tutto questo poi torna a beneficio dei cittadini. Però io, fatto questo, non voglio che la gente abbia, come dire, per forza quell'idea che debba dare fiducia a me. Io ci metto a disposizione dei cittadini tutta la mia persona e tutta la mia volontà di fare il bene del paese. Poi, certamente ognuno avrà le sue idee e valuterà di conseguenza. Io ringrazio il sindaco Orlando Fazzolari per essere venuto qui, si voterà a l'11 giugno, quindi dalle 7 alle 23, una sola giornata, e dopodiché ci sarà lo sfoglio subito dopo, quindi verso le 12:30 l'una si saprà chi sarà il nuovo sindaco di Varapodio per i prossimi 5 anni. Io ringrazio il sindaco di essere venuto negli studi da Prodo News. Aspettiamo anche il competitor di Orlando Fazzolari, penso che accetterà l'invito. Certamente dovrà accettare, perché è chiaro che dobbiamo essere par condicio, ognuno deve dire la sua, è giusto che accetti. La dialettica è importante in politica. Mentre con me, ci vediamo la prossima settimana. Buona serata. Buonasera. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.